Ok, buonasera a tutti, benvenuti da Pier Alberto Vidocchio, sono il responsabile comunicazione marketing di Alcim. Benvenuti a questo mercoledì di Alcim, il nostro appuntamento mensile, di solito lo si teneva di sabato e siamo passati al mercoledì per, diciamo, lasciare liberi i sabati ora che si può girare finalmente. L'argomento di questa sera è comunicazione digitale e strategie aziendali, lo vedete qui nella slide, vedete la locandina. Prima di passare la parola al nostro presidente Gianmarco Biagi per l'apertura dei lavori, due sem regole semplicissime. Vi chiedo di tenere chiuso audio e video, quindi anche la telecamera. Ci sarà alla fine alle 19 una sessione di domande e risposte. Le domande le potete fare in chat, a quelle la cui risposta sarà più veloce potremo rispondere appunto subito, alle altre arriverà poi risposta via mail. A questo punto passo la parola a Gianmarco, per l'apertura lavori. A te Gianmarco. Grazie, grazie Pier, grazie a tutti. Allora, devo dire che è sempre bello vedere una bella partecipazione, considerate che abbiamo avuto più di un centinaio di iscrizioni, quindi questo significa che poi l'evento sarà seguito su YouTube, come spesso succede, quindi ci fa molto piacere. L'impegno nostro, l'impegno del team di ICIM è un impegno crescente, come sempre. È d'obbligo per me ringraziare i responsabili del team di coordinamento, in questo caso Michele Vanzi e anche Pierroberto Guidotti, che hanno generato questa riunione di stasera. ICIM è, come posso dire, è passione, è energia, è grinta, no? Nel fare le cose. Questo è il nostro mood, noi siamo questi. Questo è quello che ci manda avanti, anche perché tanto siamo tutti insieme per cercare di fare qualcosa di buono. Tanto lo facciamo pro bono, quindi nessuno di noi ha un guadagno reale se non quello di fare divertirsi insieme, fare qualcosa di buono per il paese che è in un momento di gravissima difficoltà. Noi cosa rappresentiamo? Rappresentiamo la società. Collegati stasera ci sono imprese, imprenditori, consulenti direzionali. Devo dire il profilo medio di ICIM è molto alto, sia come partecipanti che come audience mediamente. Questo lo vedo perché poi ricevo durante le conferenze e nei giorni successivi sempre una marea di ringraziamenti, apprezzamenti e tante belle cose. Devo dire che il nostro pubblico, la nostra platea sta crescendo costantemente. Questo ci fa piacere perché non perché noi siamo una televisione o siamo un mass media, no, semplicemente perché ICIM ha lo scopo di diffondere cultura, la cultura aziendale nelle imprese. E ci sentiamo dare un contributo alle PMI e tutto quello che ci va dietro, seguendo sempre il nostro slogan, che è quello che ciò che è bene per le PMI è bene per il paese. Questo è quello che noi facciamo normalmente, questo è quello che siamo qui a fare anche oggi. È un percorso, quello che stiamo facendo è un percorso. Una cara amica mi ha detto: ma Gianmarco, a volte sento che ripetiamo un po' le cose. È vero. Assolutamente vero. Una persona che stimo molto mi ha fatto questa osservazione e quindi so che mi sta guardando e quindi mi fa piacere sottolinearlo perché? Perché è un percorso. Quindi le nostre riunioni, ICIM, è fatta da imprenditori e da consulenti direzionali che vivono l'impresa, parlano il linguaggio dell'impresa e quindi il percorso dei sabati che sono detti mercoledì per il periodo estivo, ICIM, che diffonde cultura d'impresa. Certamente è un filo conduttore, ogni incontro è un filo conduttore e quindi richiama argomenti di quello precedente per mantenere l'organicità di quello che si fa. E sapete perché? Perché farlo è complicato. Perché fare, discutere di quello che discutiamo in ICIM ci vuole competenza, che non è solo la competenza di una formazione che è ovvia che ci deve essere, ma è fatta d'esperienza, di sangue gettato sul campo, di successi e insuccessi. Di vittorie e di soddisfazioni e insoddisfazioni che mettiamo tutti insieme noi con tantissimo entusiasmo, fattor comune per il bene nostro, della nostra società, per i nostri figli e tutto il resto, molto sommessamente, molto operativamente. Stiamo dando suggerimenti importanti nei tavoli che contano, nei quali partecipiamo. Devo dire che sempre più imprese sono interessate ad ICIM. Stiamo facendo dei roadshow. Parliamo con tantissime associazioni, sono personalmente impegnato su questo, a parlare con tante associazioni che vogliono collaborare con noi per allargare il network a livello nazionale di ICIM e quello che ci diciamo. Questo era per darvi anche un po' una fotografia per chi ci segue, noi fedelissimi. Oggi siamo qui per parlare di un argomento fondamentale,
che è quello della digitalizzazione, ma calata in ambiti che le altre volte non abbiamo toccato. Le altre sono stati incontri più operativi, la digitalizzazione di un'impresa, dei processi produttivi, della Industria 4.0, di fare la verticalizzazione dell'efficientamento. In ICIN parliamo di digitalizzazione vera, spesso e volentieri non si sa nemmeno cosa voglia dire, che non è quella di mettere due PC, quattro computer o un gestionalino, no. La digitalizzazione è uno strumento fondamentale nella strategia aziendale. Voi sapete che ICIN suggerisce la crescita per aggregazioni, l'apertura del capitale, il management dedicato, l'internazionalizzazione, in particolare nelle microimprese, nelle PMI, fino alla media impresa, ma anche alla grande, perché ho tutti i temi grandi, buoni anche la grande, nella mia esperienza ho avuto il piacere di, e quindi anche per la grande. La digitalizzazione è un asse portante. Oggi stiamo vivendo un megatrend, non è più pensabile non aver avviato in azienda, proporzionato alle capacità dell'azienda, un percorso di digitalizzazione dei processi interni ed esterni all'azienda, altrimenti si andrà fuori mercato. La reazione è molto semplice. Non è un fatto di recovery fund senza la quale non si prendono i soldi. Non è questo il tema. Quello è uno strumento che serve ad aiutare l'impresa ad agganciarsi al famoso rimbalzo di mercato. Ci sarà. La Cina ha chiuso il primo quarter a un più 18%, gli Stati Uniti circa un più 10%, se non erro. Noi siamo più indietro come Europa, ma anche da noi avremo il nostro rimbalzo. Allora, cari amici imprenditori, amici consulenti direzionali, dobbiamo essere preparati su quali sono qual è la cultura e i tools operativi necessari a una digitalizzazione. Oggi vedremo nel mondo del marketing, della comunicazione, della cultura di impresa delle persone, elemento fondamentale, perché la digitalizzazione senza formazione, senza le persone, è semplicemente uno strumento digitale. Invece è un elemento, non ci si può opporre al cambiamento. La crescita internazionale è questa, insieme alle nostre ricette, no? Che ho appena accennato, però l'uomo è al centro, sempre. L'uomo non verrà mai sostituito dalla macchina, ma verrà potenziato dalla macchina. L'uomo e le aziende che si oppongono al cambiamento andranno fuori mercato, semplicemente. E quindi noi in ICIM ci interroghiamo su questo, abbiamo dei tavoli operativi molto bravi, molto, molto competenti e molto skillati sulle cose, e vi rendiamo al pubblico, rendiamo noto il nostro lavoro con tanta soddisfazione e tanto piacere, semplicemente con lo scopo di diffondere cultura e meccanismi di interrogazione e di sviluppo delle imprese. Vi accenno già che stiamo lavorando sui nostri verticali, che poi sono quelli che calano a terra il nostro lavoro. Ne abbiamo già due importanti, il BDS Check e il BDS Ecofin. Stiamo lavorando su BDS Advanced, che uscirà alla fine dell'estate, che è quello che è lo strumento che consentirà alle imprese di fare strategia, aggregazioni, sviluppo, apertura del capitale e digitalizzazione. Quindi, per lasciare la parola a Michele, che ringrazio tanto per l'impegno, a lui e tutto il suo team, vi dico, oggi parliamo di digitalizzazione in continuità all'ultimo incontro, ma su argomenti differenti, importantissimi, cortesemente da applicare domani mattina. Poi ci risaluteremo più tardi. Grazie a te, Michele. Grazie Presidente Gianmarco, grazie a tutti per la vostra partecipazione. Io sono Michele Vanzi, adesso un attimo che metto sulla presentazione che rimane nascosta sotto. Scusa. Ecco qua. Scusa se era la sbarra che... Ecco qua. Sono un ingegnere industriale e in ICIM mi occupo, diciamo, del tavolo della digitalizzazione di cui sono coordinatore. Ecco, ci occupiamo adesso della comunicazione digitale nel modello di sviluppo di ICIM. Ecco, molto spesso sentiamo nelle aziende, no, quando si parla di comunicazione digitale, di devo fare il sito internet, quindi il senso comune si collega a questo concetto, al fatto di avere un sito che ogni tanto deve essere rifatto. Ecco, rifatto come? E perché, diciamo, ci si prende la briga di fare questa cosa? Perché probabilmente i risultati che sono attesi vorrebbero essere migliorati, vorremmo migliorare la marginalità, vorremmo migliorare anche la vendita dei nostri prodotti e servizi.
qual è il problema? Che molto spesso, dato questa proposizione di rifare il sito internet, si ricorre subito a qualcuno che faccia i siti, si comincia un'attività di restyling, con il risultato che molto spesso noi rischiamo di non ottenere i risultati che ci aspettavamo per un motivo molto semplice, che non ci facciamo e non ci rifacciamo delle domande che sono quelle fondamentali di ogni impresa, che però cambiano, le cui risposte cambiano col tempo. In particolare, domande fondamentali che bisogna farsele periodicamente: che cosa vendo? Sembra banale, ma questa cosa mica lo è. A chi vendo? Un attimo, stavo cercando di togliere questa visione sul lato. Ecco. E ancora, con chi vendo? Con chi vendo è una domanda, tra l'altro, che all'epoca in cui il piccolo era bello, era una cosa che quasi nessuno si faceva, una domanda che nessuno si faceva per dare una risposta. In realtà queste risposte cambiano col tempo. Cambiano nel tempo, facciamo un esempio, la nostra memoria è molto fresca, ecco, riguardo il fatto che alcune aziende abbiano dovuto improvvisamente modificare pesantemente l'anno scorso anche il che cosa vendo e a chi vendo, proprio perché c'è stata un'emergenza che ha imposto un cambiamento totale. Però anche senza andare all'emergenza, osserviamo questa slide. Ecco, qui io leggo vasetto in carta, leggo natura, leggo yogurt italiano, dal 47, ecco, incidentalmente qui c'è anche uno yogurt. Cosa sto vendendo qua? Qui c'è un discorso di un ambiente che riguarda l'ambiente, un discorso che riguarda il marchio, il made in Italy, la tradizione e così via. Tutti i parametri, per così dire, che come sfumature e come peso cambiano pesantemente nel tempo. Lasciamo stare, ecco, questa memoria storica per cui addirittura il prodotto è diventato, si è creato navigando, diciamo, e quindi cavalcando una pubblicità che in realtà era un po' una presa in giro, come succedeva a suo tempo. Il con chi oggi, in un mercato competitivo, e come accennava anche il nostro presidente prima, sta sviluppandosi sempre di più all'esterno dell'Europa, ecco, il con chi può essere un'ottima occasione, diciamo, di fare delle alleanze strategiche, per esempio per accoppiare un motore fatto da una società rispetto al controllore elettronico che lo può abbinare, perché il servizio anche di abbinare in una maniera più corretta e ottimizzata può fare la differenza. Procediamo anche, questi sono casi reali che vengono dalle reti di impresa. Ecco, quello che vogliamo dire in pratica è che la comunicazione digitale e che quindi anche il marketing che io vado ad applicare, e quindi al fine dei conti quello da cui siamo partiti, cioè il rifare il sito internet, non può non dipendere da una strategia di comunicazione che a sua volta non può essere intimamente, diciamo, collegata con una strategia di impresa. E a questo punto le strategie di imprese per un'azienda che voglia vivere, che voglia riprendersi e sopravvivere anche nel prossimo futuro, diventa importante da una parte cogliere le opportunità, vedere le minacce, vedere quali sono i punti di forza, i punti di debolezza specifici dell'azienda. Ma non dobbiamo dimenticare assolutamente il fatto che la maggior parte delle nostre piccole e medie imprese soffre di alcuni problemi cronici che sono quelli che hanno determinato la perdita progressiva della loro competitività negli ultimi 20 anni. Ok? Debolezze croniche che hanno un nome e un cognome, oltretutto. Nanismo, il piccolo non è più bello in un mondo che si sta sviluppando sempre di più e che si svilupperà sempre di più lontano dall'Europa. Un problema di sottocapitalizzazione e debito, quindi un discorso di accesso e anche di gestione delle risorse finanziarie, non di meno, e guarda caso, un discorso dell'innovazione e della trasformazione digitale che oggi trattiamo relativamente al discorso della comunicazione, che abbiamo affrontato e che affronteremo anche per quel che riguarda l'organizzazione aziendale e i suoi strumenti, e anche l'industria 4.0 per quel che riguarda la parte più produttiva. Quindi, in pratica, potremmo quasi dire, no, che se adesso a livello nazionale parliamo di un PNRR, no, quindi un piano nazionale di ripresa e per la resilienza, noi potremmo benissimo pensare in termini di un PAR, no, di un piano aziendale per la ripresa e la resilienza, che
sia strategico, nel senso che da una parte coglie le opportunità specifiche dell'azienda e dall'altra parte prenda e risolva una volta per tutti i problemi cronici che si sono ulteriormente acuiti con le ultime crisi. Notare che quando si parla di resilienza si parla, diciamo, di resistenza a degli urti. Ecco, teniamo conto che di urti, tra virgolette, negli ultimi 20 anni ne abbiamo visti almeno 3, quindi non abbiamo la garanzia che nel futuro smettano per sempre, forse è meglio pensare in maniera un pochettino più completa. Il tutto questo per dare finalmente una nuova prospettiva alle nostre imprese. È qui che subentra, diciamo, e che si evidenzia meglio il modello, diciamo, l'attinenza della comunicazione con il modello AICIM, che è quello che stiamo cercando di proporre, quello che le competenze di livello effettivamente che abbiamo disponibili dentro in AICIM e gli strumenti che stiamo preparando stanno predisponendo proprio a favore delle piccole e medie imprese. Ne ha già accennato il precedente per cui procediamo, il BDS Check e il BDS Advanced. Ecco, quello che possiamo comunicare oggi è che il tavolo di lavoro della digitalizzazione ha già cominciato a sviluppare, a sintetizzare i concetti, il filo conduttore, diciamo, della propria attività all'interno di un verticale che anch'esso, insomma, sarà disponibile, noi riteniamo, nel giro dei prossimi brevi mesi. Ecco, detto questo, sto già concludendo, quali sono le pillole che abbiamo pensato di dedicare a voi nei minuti che seguono e che vengono seguiti dai colleghi relatori. Abbiamo cominciato, il discorso sulla strategia di marketing e della sua applicazione. Non è sempre chiarissimo cosa sia veramente indispensabile per impostare correttamente una strategia di marketing. Successivamente poi ci caliamo anche nell'applicazione di un caso, e ci riferiamo a uno strumento noto che però ancora poco sfruttato, che secondo noi crescerà fortemente e probabilmente sarà ulteriormente potenziato dall'avvento delle nuove tecnologie, dalla diffusione della realtà virtuale aumentata, così il video marketing. Ci sarà un discorso sugli aspetti legali della comunicazione e infine un discorso sulla comunicazione digitale interna. Cioè, per concludere, il fatto che la comunicazione non sia un fatto esteriore, ma sia una parte proprio intima, diciamo, dello sviluppo aziendale, implica che noi, così come comunichiamo i valori verso l'esterno, li comunichiamo verso l'interno, e anche a questo punto parleremo anche della comunicazione digitale interna. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola alla dottoressa Elena Sabattini, che è l'amministratore delegato di Tecnostudi Comunicazione. Grazie mille Michele, grazie a tutti, buonasera, piacere di avervi qui a questo webinar. E vado anch'io velocissimamente in presentazione, così manteniamo un bel ritmo. Perdonami Pier Alberto, ma mi dice che non posso condividere lo schermo, se per favore mi abiliti. Proviamo adesso? Come? Proviamo adesso? Sì. Ok, vediamo, adesso dovrebbe riuscire. Benissimo. Ok, adesso giusto? Vado in modalità presentazione. Ecco qua. Vedete tutti? Tolgo. Sì, vediamo. Benissimo, grazie. Allora, come dicevo, mi presento brevemente, sono Elena Sabattini, sono amministratore delegato di Tecnostudi Comunicazione, che è un'agenzia di comunicazione storica di Bologna, è stata fondata da mia madre nel 1979, quindi anche noi, devo dire, abbiamo vissuto e passato varie vicissitudini, vari cambi di mercato, vari cambi proprio di quello che è il nostro lavoro, ma anche il nostro rapporto con le aziende che aiutiamo e che supportiamo. E vado subito nel vivo di questa mia breve presentazione.
Come diceva giustamente Michele, io parlerò appunto di cosa è indispensabile in una strategia di marketing e nella sua applicazione. Per parlare di questo è importante come primo passo capire perché appunto è così importante fare prima di tutto una strategia di marketing, perché è così importante farlo soprattutto oggi. Sono cambiate tante cose, sono cambiati tanti parametri di mercato, non solo per la pandemia, ma anche perché negli ultimi anni il consumatore è cambiato, in primis proprio lui, e è cambiato il suo modo di informarsi, di prendere informazioni, di fare le sue scelte, e quindi ci sono una serie di nuovi trend che andremo poi anche a vedere insieme tra poco, di cui bisogna assolutamente tenere conto. Detto questo, è chiaro che possiamo avere un ottimo prodotto, un ottimo rapporto con un'ottima customer care, dei bravissimi commerciali, tuttavia se non partiamo da una corretta strategia di marketing, quello che non riusciremo mai ad impostare è il corretto brand positioning. Perché è così importante e che cos'è il brand positioning? Il brand positioning è quel processo con il quale si va a definire la posizione che i marchi occupano nella mente dei consumatori in rapporto alla concorrenza. Perché questo elemento, il rapporto alla concorrenza, è così importante? È importante perché le più moderne ricerche neuroscientifiche hanno dimostrato che il nostro cervello non è in grado di farsi un'idea di qualcosa in modo avulso dal contesto. Il contesto è sempre un riferimento importantissimo. Quindi quando noi pensiamo a un brand, a un prodotto, a un marchio, a un'azienda, lo pensiamo sempre in rapporto a qualcos'altro. Quel qualcos'altro chiaramente sono i suoi competitor, sono gli altri prodotti che soddisfano per noi quello stesso bisogno. Per farvi qualche esempio molto, molto rapido, molto veloce di che cos'è il brand positioning su marchi che tutti voi conoscete, vi cito qua semplicemente alcune frasi, perché l'importanza del brand positioning è data proprio da una frase, una definizione, un qualcosa che noi andiamo a collocare nella mente del nostro cliente attraverso una strategia di marketing e di comunicazione. Ad esempio, se io dico energy drink, molti di voi penseranno sicuramente a Red Bull, magari qualcuno potrà pensare a Monster, però se io chiedo qual è il leader di mercato negli energy drink, non ci sono dubbi. Se parlo di auto elettriche, chiaramente viene immediatamente in mente Tesla. Le auto elettriche cominciano a esserci dagli anni 30, Tesla è solamente negli ultimi due decenni che è assurda agli onori della cronaca, tuttavia in questo momento è in assoluto considerata il leader di settore. Occhio che non stiamo parlando di leader merceologico, non stiamo parlando di leader da un punto di vista di fatturato, stiamo parlando di posizionamento di marketing, quindi quello che il nostro target, il nostro prospect percepisce come leader di settore. Se vi dico commercio elettronico, sicuramente vi verrà in mente Amazon, Trasporto Espresso e FedEx. Quando parlo di CRM aziendale, molto probabilmente ognuno di voi avrà nella sua filiera, nella sua categoria merceologica, un CRM specialistico, tuttavia SAP è sicuramente quello che balza immediatamente alla mente quando parliamo di CRM, perché è il più complesso, il più strutturato, è il più comunicato. Se parlo di consulenza aziendale, molti penseranno a piccole aziende, piccoli consulenti o anche medi, con cui hanno avuto a che fare. Tuttavia, per antonomasia si parla sempre dei Big Four, di cui KPMG, ad esempio, è un illustre esponente. Se dico divertimento per la famiglia, non si può non pensare a Disney. Quindi il posizionamento è proprio questo, il fatto che quando io dico una determinata frase o cito una determinata categoria di prodotto, quello che deve succedere è che venga immediatamente in mente il vostro prodotto, la vostra azienda. Questo significa essere correttamente posizionati rispetto alla concorrenza, perché tutti gli altri concorrenti verranno dopo. Dicevamo prima che con la pandemia, con l'emergenza sanitaria, sono cambiate un po' di cose a livello di mercato, si sono evidenziati alcuni nuovi trend, alcuni in realtà erano già molto, molto ben affermati sin da prima, ma hanno subito un'accelerazione, soprattutto in Italia, perché su alcune tematiche, ad esempio quella del digitale, eravamo più arretrati rispetto ad altri paesi, hanno subito un'accelerazione veramente molto, molto intensa. In particolare ce ne sono alcuni di cui vi vorrei parlare perché sono particolarmente importanti nelle strategie di marketing. Ad esempio, tutta la parte sulla vendita, sull'acquisto online, ma soprattutto sulla modalità con cui le persone si informano online.
nel senso che il 43% di persone ha dichiarato che nel 2020 ha aumentato la ricerca online di informazioni su prodotti e servizi. Nell'80% dei casi il processo di acquisto inizia proprio online e il 50% degli intervistati dichiara che questo continuerà anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria. Quindi è un'abitudine che è diventata in tutto e per tutto affermata e parte delle nostre vite. Un elemento che è strettamente connesso a questo concetto, che è molto importante da tenere presente per la nostra strategia di marketing, è il potere dello storytelling. Ma uno storytelling non come quello che facevamo prima per le nostre aziende, uno storytelling nuovo, rinnovato, uno storytelling che racconta delle difficoltà che abbiamo attraversato durante questa pandemia, ma soprattutto che racconta di come siamo migliorati attraversando queste difficoltà. Perché ci sono infatti alcune statistiche molto interessanti che mi farebbe piacere condividere con voi. Ad esempio, c'è un confronto tra il 2019 e il 2020 di una serie di domande, appunto, che sono state fatte. Vedete la differenza di percentuali. Il 65 contro il 46% del 2019 sostiene che è giusto che i marchi si espongano su tematiche sociali rilevanti, e quindi su tutto quello che è sostenibilità, inclusione, diritti civili e così via. Un 63 contro un 56 dice che ammira le aziende che si occupano di queste tematiche. E un 65 contro un 59 dice che abbiamo bisogno di aziende e marchi che si occupano di tematiche sociali. Perché questo? Perché in un momento di emergenza, che sia sanitaria o che sia una crisi economica, quello che succede è che le persone hanno bisogno di nuovi leader, hanno bisogno di nuove risposte e si stringono sempre più attorno a chi queste risposte gliele può dare. E in questo caso i brand, le aziende possono assolutamente diventare trainanti. Alcuni altri dati molto importanti è che il 46% rispetto al 37% del 2019 sostiene che non comprerebbe un prodotto da un'azienda che sostiene pubblicamente valori coi quali lui non è allineato. Il 37% sostiene che tali valori, tali esternazioni influenzano le sue scelte d'acquisto e il 35% che ha smesso di comprare alcuni prodotti o servizi di marchi che non erano più allineati con i suoi valori. Perché questo 35% è così importante? È molto importante perché nel momento in cui dismettiamo un'abitudine, significa che questo richiede una forza e un'energia molto maggiore dell'acquisire una nuova abitudine. Quindi un 35% di persone che sostiene di smettere di acquistare determinati prodotti è un segnale assolutamente molto molto forte. Quindi abbiamo visto quanto è importante il posizionamento, quanto è importante posizionarsi anche attraverso uno storytelling di valore. Veniamo ora al secondo punto. Cosa deve contenere una strategia di marketing per essere efficace? Beh, innanzitutto bisogna porsi una serie di domande chiave. Queste domande riguardano sostanzialmente gli obiettivi, i competitor, il prodotto o il servizio per cui si vuole essere posizionati, perché anche in questo caso è molto importante fare una scelta e non cercare di posizionarsi per ognuno dei prodotti che abbiamo in gamma, a meno che non abbiamo una panoramica veramente molto ristretta, proprio perché il posizionamento deve essere univoco, quindi dobbiamo scegliere quella che è la nostra testa d'ariete. Dobbiamo conoscere molto bene il target al quale ci rivolgiamo e dobbiamo conoscere, come anche Michele diceva prima, le opportunità e le minacce che il mercato presenta. Di conseguenza, una strategia efficace di marketing deve contenere questi elementi chiave, cioè il prodotto, un'analisi di prodotto e di servizio, un'analisi molto approfondita sul target e un'analisi sulla concorrenza, proprio quello che dicevamo prima, cioè per posizionarsi a differenza di. C'è anche un altro elemento molto importante che deve contenere una buona strategia di marketing, che molto spesso è sottovalutato nel B2B, quindi dalle aziende che lavorano con altre aziende, ovvero sia le leve emotive. Normalmente nel B2B si ha questo pregiudizio, ovvero sia che le scelte vengano portate avanti solamente a livello puramente razionale, come se l'acquirente dell'ufficio acquisti non fosse anch'esso una persona, quindi influenzato dagli stati emotivi, esattamente come quella stessa persona quando va al supermercato o quando sceglie una vacanza. Chiaramente il processo di scelta del B2B è molto più complesso, coinvolge molte più persone, di conseguenza non è paragonabile a quello del target consumer, però il peso della leva emotiva è estremamente forte anche in questo settore. Come diceva, ad esempio, Antonio,
noto neuroscienziato, non siamo macchine pensanti che si emozionano, ma macchine emotive che pensano. E questo appunto vale anche quando parliamo direttamente con le aziende. Perché è stato dimostrato, proprio dalle ricerche neuroscientifiche, che il 95% delle scelte d'acquisto è dominato dal nostro inconscio, dove per inconscio si intende una serie di automatismi, di euristiche, di bias. Sarebbe un discorso molto lungo che meriterebbe un approfondimento, ma ricordate questo elemento. Anche quando parliamo con i decisori degli uffici acquisti, delle aziende B2B, dobbiamo sempre tenere ben presente questo elemento. Per rimanere nel contesto del B2B ci sono anche queste statistiche molto interessanti, ve ne leggo solamente due. Il 75% dei buyer del B2B controllano e utilizzano i social media per definire le aziende da cui acquistare e i prodotti da acquistare. E il 74% conduce più della metà delle sue ricerche di nuovi prodotti o di nuovi fornitori proprio sul digital, sui canali online. Quindi vediamo quanto è importante anche nei settori che tradizionalmente sono più restii a digitalizzarsi, quanto è importante oggi invece attualizzarsi in questo senso. Veniamo quindi all'ultimissimo punto, come deve essere applicata una strategia di marketing per essere efficace. Ma bisogna tenere ben presenti questi due elementi chiave, ovvero sia la definizione e l'allocamento di un budget adeguato, che normalmente nelle aziende va dall'1 al 10% di quello che è il fatturato globale dell'anno, a seconda che siano già leader di settore e debbano semplicemente affermare la loro leadership o che debbano invece conquistare nuovi mercati. E l'organizzazione interna, che spesso è sottovalutata, perché si pensa sempre di non dover allocare poi così tanto tempo, così tante risorse nel momento in cui si è già allocato un budget. E questo purtroppo fa fallire molte strategie di marketing, perché l'imprenditore o il manager non tengono presente appunto di dover dedicare anche un blocco di tempo ben preciso affinché il tutto funzioni. E, visto così, sembra, per chi non l'ha mai fatto, magari soverchiante, particolarmente difficile, particolarmente time e business consuming, però mi piace sempre terminare con questa citazione, che dice che un imprenditore è qualcuno che si lancia da un dirupo e costruisce un aereo mentre cade, nel senso che gli imprenditori, soprattutto quelli delle nostre PMI, sono capaci di grandi cose e quindi anche queste grandi sfide della digitalizzazione, dell'attualizzazione su un mercato che cambia sempre più di frequente possono diventare assolutamente sostenibili. Con questo io ho finito, vi ringrazio moltissimo e passo la parola a Matteo Malatini. Chiudo la presentazione. Eccoci qua, mi sentite? Sì. Allora, condivido subito lo schermo. Ti sentiamo. Okay. Matteo, ti sentiamo un po' basso. Allora, avvicino un po' il microfono. Meglio adesso, perfetto. Ecco qua. Perfetto, vai pure. Ok. Buonasera a tutti, mi presento, sono Matteo Malatini, mi occupo di consulenza per la comunicazione e la strategia digitale e parlo a nome di MPX Multimedia. MPX Multimedia è un'azienda che si occupa di comunicazione e in modo particolare di video marketing, quindi stasera vi parlerò di questo. Vado subito al dunque della presentazione. Vi anticipo che toccherò qualche tematica che è già stata espressa da chi ha parlato prima di me, e questo significa che vuol dire insomma che siamo sulla linea d'onda, stessa linea d'onda. Allora, un attimo solo, ecco, vi tolgo questo che forse vi dà fastidio. Ok, ecco qua. Allora, subito alcune considerazioni su quello che è il contesto della comunicazione digitale italiano. Non siamo messi molto bene, nel senso che a livello di rispetto alla media europea siamo molto indietro. Come vedete da questo grafico,
ci posizioniamo agli ultimi posti, insomma, siamo avanti solo a Romania, e Grecia e Bulgaria. Alcune considerazioni da tenere sempre presenti: il nanismo delle organizzazioni PMI, già accennato, e una scarsa propensione alle novità, alle tecnologie e una eccessiva focalizzazione sul prodotto che caratterizza spesso le PMI, cioè troppo spesso focalizzate sulla produzione e poco spazio, poca importanza riservata in termini di energie e di risorse alla comunicazione, al marketing, che spesso, troppo spesso, vengono visti come asset secondari piuttosto che elementi portanti della strategia aziendale. Vediamo la situazione, diciamo, vi do qualche numero. Noi che ci occupiamo di video e video marketing, non possiamo prescindere dai numeri, dai dati. Il contesto mondiale ci dice che ormai oltre il 66% della popolazione mondiale utilizza uno smartphone, sono circa 5 miliardi le persone connesse a internet e oltre 4 miliardi di persone sono attive sui social. Da sottolineare che il tempo trascorso online e in particolare sui social network continua ad aumentare ogni anno e in media trascorriamo online circa 7 ore al giorno. Vi do un paio di dati curiosi di questo passo. Se continuiamo con questa media di utilizzo del web, nel corso del 2021 trascorreremo collettivamente come umanità oltre 420 milioni di anni su queste piattaforme digitali e il tempo trascorso totale dell'umanità sarà complessivamente di 1,3 miliardi di anni. Questi sono dati davvero impressionanti che se uniti al concetto di che passiamo sempre, quindi sempre più tempo, sempre più trasversale, utilizziamo sempre più device, dispositivi, ci dà già il quadro un pochettino della situazione. L'Italia, qual è la situazione? È perfettamente in linea con la media mondiale, quasi 50 milioni di persone connesse a internet e 35 milioni di queste sono attive sui social. Dato curioso, in Italia esistono più smartphone che persone, siamo circa 60 milioni, 80 milioni sono gli smartphone e il 98% degli italiani, quindi praticamente tutti noi accediamo ai social utilizzando uno smartphone. Elemento in piccola controtendenza con il resto del mondo che vede Facebook al primo posto, il social più amato degli italiani è YouTube. E come tutti noi sappiamo, YouTube è una piattaforma che vive esclusivamente di contenuti video. Quindi 5 miliardi di persone online e 5 miliardi sui social e sempre più tempo passato sul cellulare. Già questa semplice considerazione ci dovrebbe far capire l'importanza di utilizzare un video nella strategia di marketing e comunicazione aziendale. Infatti, se escludiamo i social di messaggistica, quindi WhatsApp, Messenger, i social in assoluto più utilizzati al mondo sono Facebook, YouTube e Instagram, che come tutti noi sappiamo sono piattaforme che vivono quasi esclusivamente di comunicazione video e comunicazione per immagini. Ma un elemento fondamentale da tenere presente quando ci si appresta a comunicare online, quindi nel web, è la velocità. Il fattore chiave è la velocità. Online siamo costantemente immersi, bombardati da una comunicazione pressante anche in alcuni casi, veloce. Online c'è sempre meno tempo, c'è sempre meno voglia di leggere, di approfondire. Ecco che allora il video diventa un'arma fondamentale, perché il video comunica in maniera semplice, in maniera veloce, in maniera immediata ed è facilmente condivisibile. Anche qui mi piace darvi qualche dato, perché credo che sia curioso. Che cosa succede online ogni 60 secondi? Ogni minuto che passa, oltre 1,5 milioni di persone utilizzano Zoom, come stiamo facendo noi in questo momento,
I contenuti visualizzati su Netflix sono circa 400.000 ore di video YouTube, ad esempio, che ho già citato, 500 ore di video caricati su YouTube e oltre $1 milione spesi in acquisti online. Quindi sono numeri davvero, davvero importanti e che ci fanno capire quanto il web sia un mercato da sfruttare il più possibile, insomma. Ecco, qui avete una panoramica, io vi ho dato soltanto qualche dato di quelli più interessanti. Quindi come possiamo fare per vincere questa competizione? Dunque, online, ancora prima che competere per vendere prodotti e servizi con i nostri concorrenti, competiamo per accaparrarci l'attenzione del nostro pubblico, del nostro target. Ed è una battaglia che spesso si gioca sul tempo di un click, sul tempo dello scroll di una bacheca Facebook. Sappiamo, no, che un video su YouTube lo possiamo skippare, lo possiamo saltare dopo 5 secondi. Quindi, ecco, si gioca veramente l'attenzione sui secondi. E questa è la prima sfida che un'azienda deve vincere quando si appresta a comunicare online. Perché? Perché siamo diventati sempre più bravi a difenderci da questo flusso di comunicazioni che ci attanaglia, che non ci dà tregua. E allora, come facciamo dunque a vincere questa competizione? Il video è tra gli strumenti più potenti e più efficaci per comunicare su internet. Perché? Perché un video cattura l'attenzione, tiene vivo il tempo e la tiene viva il tempo necessario per veicolare un messaggio. Su internet abbiamo sempre meno voglia di leggere, ma siamo ben disposti ad ascoltare qualcosa che ci interessa e che ci può essere utile. Un video è molto meno impegnativo di un testo scritto. Un video riesce ad emozionare. Poco fa, no? si è parlato di emozioni. Ecco, il video gioca sulle emozioni, emozioni a chi ascolta, ed è meno noioso, più divertente. E un messaggio che ci arriva tramite un video lo ricordiamo molto più facilmente. La struttura del video deve essere semplice. Il video è tra l'altro un contenuto, uno strumento molto comodo da utilizzare perché può essere usato in vari modi, può essere caricato su un sito, può essere utilizzato per una campagna di promozione, inviato tramite mail, fatto vedere durante una presentazione commerciale, durante una riunione, o utilizzato addirittura come una sorta di biglietto da visita o di brochure parlante. La cosa fondamentale, si è accennato allo storytelling, la struttura del video deve essere molto semplice. Ragionare su pubblico, obiettivi e punti di forza, ovvero a chi ti rivolgi, che cosa vuoi ottenere, quindi quale reazione vuoi ottenere con la tua comunicazione e quali sono i punti di forza su cui fare leva. Ecco, se rispondiamo a queste domande nella maniera più chiara e semplice possibile, avremo un video esplosivo, cioè un video che il nostro pubblico avrà voglia di ascoltare e che sicuramente si ricorderà. Quindi la semplicità è la nostra arma vincente. Allora, che cosa ci dicono i numeri? Ancora una volta i numeri confermano queste nostre riflessioni. I video rappresenteranno l'82% del traffico totale entro il 2022. Ogni giorno su YouTube vengono caricati oltre 1 miliardo di ore di video. Vado veloce. I video dei prodotti possono aumentare gli acquisti del 144%. Sempre più le persone, prima di scegliere se acquistare un prodotto o un servizio, vogliono guardare un video. E questo le aiuta nella scelta del prodotto. Il video, e qui vado un po' a chiudere, è un ottimo strumento di marketing digitale. Non bisogna fermarsi alla realizzazione del video, ma il video va poi reso visibile, deve essere promosso. Tramite gli strumenti di marketing digitale noi possiamo avere il pieno controllo della nostra promozione, quindi gestire chi è il pubblico, dare la massima visibilità al nostro video e misurare tutti i risultati, quindi vedere quanto il nostro video sta performando e soprattutto tenere sotto controllo il budget di promozione. Per cui prendi bene la mira e colpisci il tuo bersaglio.
Con un video possiamo scegliere in maniera quasi chirurgica il nostro target di riferimento, possiamo ad esempio scegliere tra le altre cose l'area geografica, le caratteristiche sociodemografiche, gli interessi, gli acquisti che ha già fatto in passato e le ricerche che fa su Google. Quindi tutti i potenziali clienti, tramite il video marketing, abbiamo la possibilità di far vedere a tutti i nostri potenziali clienti il nostro video. Ultima cosa, YouTube, l'ho nominato varie volte, è lo strumento, il social principe di video marketing, è uno strumento straordinariamente potente, ma in Italia soprattutto ancora poco utilizzato, molto sottovalutato da un punto di vista strategico di marketing. Con YouTube possiamo ottenere numeri veramente importanti con costi per visualizzazione bassi e soprattutto un trend dell'ultimo periodo è che tramite YouTube possiamo portare le aziende in televisione senza passare attraverso i canali tradizionali, senza passare attraverso la TV, quella tradizionale, i palinsesti televisivi nazionali. Come? Sfruttando la crescente diffusione della Smart TV. Ovvero i dati Google ci indicano che le persone sempre più spesso guardano YouTube sulla propria TV, seduti sul divano insieme alla propria famiglia. Quindi la fruizione dei video è ormai personalizzata, quindi ognuno si sceglie il proprio palinsesto, chiaramente il palinsesto dei genitori, faccio un esempio, non sarà lo stesso dei bambini, e YouTube ci permette di entrare nel salotto delle persone tramite il televisore, tramite la Smart TV. Per cui andando a colpire, a catturare un audience del tutto paragonabile a quella dei canali nazionali come Rai e Mediaset, in termini di audience raggiungibile. YouTube ha 2 miliardi di utenti nel mondo e oltre 21 milioni di utenti in Italia, quindi sicuramente rappresenta uno strumento di promozione, di marketing, di comunicazione altamente performante. Io con questo finisco qua e spero di essere stato abbastanza veloce e chiaro e lascio la parola a chi mi segue, che è l'avvocato Di Cicco. William, sei in onda, puoi cominciare. Sì, adesso la mia presentazione. Salve a tutti, buonasera. Allora, adesso la mia presentazione. Allora. Eccoci qua. Allora, buonasera a tutti, grazie intanto a chi mi ha preceduto. Io sono William Di Cicco, avvocato, consulente di imprese, mi occupo e assisto le imprese negli aspetti di tutto quello riguardo innovazione, sostenibilità e protezione dei dati, sono auditor di certificazione. Allora, il mio intervento è incentrato soprattutto sugli aspetti legati alla comunicazione digitale dal punto di vista dell'efficacia e validità legale. Vi spiego meglio. E l'intenzione di questo intervento qual è? Quello di andare a spiegare se una comunicazione digitale verso l'esterno, verso i nostri partner commerciali, clienti, fornitori, ma anche verso la pubblica amministrazione, ha poi anche una validità, una valenza di cui poi posso essere certo. Questo lo dico perché molte volte noto e vedo, insomma, anche ci sono dei dubbi da parte delle imprese che si approcciano, che comunque vanno verso una digitalizzazione. Il dubbio qual è? Quindi dico, va bene la digitalizzazione per la mia promozione esterna e del mio prodotto, ma poi che valenza ha dal punto di vista legale, per esempio, la comunicazione che faccio verso il mio partner commerciale, se un domani ci dovesse essere le controversie? Ha una valenza? Devo ancora utilizzare la mia una raccomandata con ricevuto di ritorno o posso essere tranquillo su una comunicazione digitale? Che valenza ha un contratto scambiato via email? Questo è un dubbio sicuramente legittimo
Però ecco, questo intervento vuole anche dare un po' meglio, chiarire un po' gli aspetti, dare anche, far emergere anche le opportunità che ci sono nella digitalizzazione e nella comunicazione esterna. Vediamo intanto quali sono le basi per avere una comunicazione digitale efficace, che abbia una certa validità non tanto nell'efficacia del contenuto del messaggio, ma nella validità della comunicazione stessa. Innanzitutto deve garantire la provenienza del messaggio del mittente, e deve garantire l'autenticità e l'integrità del contenuto del messaggio, spesso è un documento informatico, e terzo aspetto, deve garantire la consegna al destinatario che abbiamo stabilito. Chiaramente questi sono elementi comuni a tutta la comunicazione in generale. Vediamo un attimo il primo aspetto, l'identificazione del mittente. Anche qui, come capita nella comunicazione, diciamo, analogica, cartacea, elemento principe è la firma che identifica il mittente. Allora, anche qui abbiamo diverse tipologie di firme. Spesso lo usiamo quotidianamente, ma non ci rendiamo conto. Qui, infatti, senza entrare troppo nello specifico, ho alcune indicazioni. Innanzitutto la firma elettronica semplice. Qual è? È quella che utilizziamo tramite un PIN, oppure le semplici credenziali di accesso a un sito internet, un'area riservata, il nostro nome utente e password. Questa è già una firma elettronica, sebbene sia una firma elettronica semplice. Altra tipologia è la firma elettronica avanzata, per esempio quella grafometrica. Di solito l'abbiamo, ci rendiamo conto quando, per esempio, andiamo in banca e firmiamo con un pennino su quel piccolo display e abbiamo la nostra firma. Quella è una firma grafometrica, comunque elettronica avanzata. E infine, quella che garantisce maggiore certezza è la firma elettronica qualificata. Qui si basa su un certificato di firma e più un dispositivo di firma, che una volta è una chiavetta USB o un token. Fra le firme elettroniche qualificate, quella principale è la firma digitale. Perché è importante? Perché la firma digitale equivale proprio a avere proprio firma autografa, come se avessimo messo una firma su un documento cartaceo. Ci attesta infatti la certezza e l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità del documento informatico su cui è apposta. Quindi capite l'importanza e che valore ha la firma digitale. Tenete conto anche del fatto dei costi, della velocità. Adesso andremo ancora nel dettaglio anche sulla PEC e su altri aspetti, e poi vedremo quali sono le opportunità. Secondo aspetto è il contenuto della comunicazione, e spesso è un documento informatico. Anche qui, quando è che un documento informatico ha una certa valenza esterna, che io posso provare e cui posso fare affidamento? Innanzitutto la sua provenienza, la provenienza del documento, che non sia modificabile, o comunque che io possa verificare le eventuali modifiche che ci sono state, quindi possa risalire un po' alle varie modifiche. La funzione che abbiamo di certezza è quella di apporre, come dicevo prima, una firma elettronica qualificata, una firma digitale sul documento digitale. Che succede? Per spiegarmi ecco semplicemente, farvi capire, quando metto una firma digitale, è come se io mettessi una busta trasparente di plastica o comunque una pellicola su un foglio di carta. Per semplificarvi molto, che significa che io ho imbustato quel foglio e non posso più modificarlo. Questo è un po' l'effetto della firma digitale su un documento informatico. Terzo aspetto, ma forse anche quello più importante della piena prova della comunicazione, è che cos'è? È la consegna al destinatario. Quando è che ho una prova della consegna, una verità? Quando la comunicazione è fatta al domicilio digitale, adesso vedremo di cosa si tratta. In questo caso, e questo è molto importante, nel momento in cui trasmetto la comunicazione al domicilio digitale del destinatario, si producono gli stessi effetti giuridici della comunicazione a mezzo raccomandato con ricevuto di ritorno. Quindi capite anche l'importanza. Una raccomandata con ricevuto di ritorno, oltre all'aspetto dell'utilizzo della carta, pensate anche al tempo che io devo attendere per capire se la comunicazione è efficace o no, 2 o 3 giorni a seconda di dove devo recapitare la raccomandata. E non sono certo che la sia andata a buon fine finché non ricevo la ricevuta di ritorno. Con una PEC questa cosa invece il dubbio me lo tolgo subito perché è immediata, adesso andiamo a vedere anche nel dettaglio. E quindi che cos'è questo domicilio digitale? Guardate bene, è molto importante, sebbene sia poco conosciuto. Già esiste
e l'obbligo è stato introdotto dal decreto di semplificazione, quindi parliamo già nel, diciamo, un po' di tempo, anche se non è tantissimo, però diciamo questo obbligo sussiste già per le società e per i liberi professionisti. Quindi le società e i liberi professionisti devono dotarsi di un domicilio digitale. Tra l'altro c'è anche una sanzione per chi non lo fa, oppure addirittura una sospensione dall'iscrizione del registro delle imprese se non si ha questo domicilio digitale. Che cos'è questo domicilio digitale? Essenzialmente è il nostro indirizzo di posta elettronica certificata, la PEC, è già in funzione e magari quotidianamente la utilizziamo, è già è abbastanza conosciuta, è simile utilizza una mail normale, ordinaria, però diciamo delle ricevute che mi attestano la consegna e le ricezioni. L'altro elemento del domicilio digitale potrebbe essere il recapito certificato qualificato. Adesso non approfondisco questo perché di fatto è uno strumento che ancora non è pienamente efficace, dobbiamo attendere alcune indicazioni ancora europee perché sia completamente efficace. Sappiate, ecco, altra cosa importante, che esistono veri e propri elenchi dove trovo tutti i domicili digitali. E molti sono accessibili al pubblico, l'INIPEC, trovo tutti i domicili digitali, quindi in questo caso le PEC, indirizzo PEC, dei liberi professionisti e delle imprese. Trovo sull'IPA le pubbliche amministrazioni, poi sono altri due registri, cioè Regindemap, gli operatori giuridici, magistrati, avvocati, accesso consiglio soltanto a loro, e poi l'INAD, che ancora non è istituito, però potrebbe essere molto importante, molto inquietante, efficace, perché lì troviamo tutte le persone fisiche, gli altri enti e soggetti che non sono nel registro delle imprese né sono su ordini professionali, quindi anche l'altra parte mancante. Uno degli strumenti, quindi sono i presupposti perché sia efficace la comunicazione, gli strumenti della posta elettronica certificata, che appunto dicevo prima è molto importante perché fa fede, come dire, della consegna del messaggio. Forse cosa può manca magari la certezza del mittente, però sappiate che, sapete sicuramente un po' tutti, che quando mi entro nel mio account di posta elettronica certificata inserisco il mio nome e la mia password, quindi in effetti vado a firmare, come dicevo prima, e quindi in qualche modo c'è anche certezza di chi è il mittente. Quindi la posta elettronica certificata già è un buon strumento di comunicazione che ha una grande valenza. L'email ordinaria, diciamo, ha una certa valenza, però diciamo non è come la PEC, però sappiate che per in alcuni casi riconosce la sua validità per la stipula di contratti di subfornitura, per esempio. E comunque può essere provata anche in giudizio, a meno che, ecco, non ci siano poi delle opposizioni della controparte, però per dirvi, ha una certa validità. Altro aspetto importante sono i contratti. Ormai c'è molta diffusione dei contratti, sia i contratti stipulati in assenza di carta, cosiddetti contratti digitali, e o contratti a distanza, stipulati a distanza. Uno, per esempio, sicuramente è molto più emergente e è da approfondire, sono per esempio i smart contract, soprattutto quelli che sussistono sulle blockchain, sempre più diffuse, che hanno una, stanno avendo una grande valenza, avranno sempre più, soprattutto per la certezza di quanto viene registrato sulla blockchain. Ma abbiamo anche i contratti cosiddetti point to click, cioè quei contratti in cui noi clicchiamo accetto, per esempio sul sito internet. Adesso ovviamente voglio dirvi, c'è per esempio una recentissima sentenza della Cassazione che ha riconosciuto valido un contratto di intermediazione finanziaria stipulato tramite appunto un accetto, quindi ho cliccato su un bottone di un sito internet, è riconosciuto valido quel contratto. E qui ecco, vado a concludere, però questo ritengo che sia un aspetto molto importante. Come ho detto, la comunicazione digitale ha una sua efficacia, ha una sua valenza, però si utilizza strumenti differenti dalla comunicazione tradizionale. Quindi dobbiamo anche adottare delle tutele, degli strumenti differenti. Quali sono gli aspetti principali che dobbiamo tenere d'occhio? Sono intanto la tutela dei dati personali, quelli che prese soprattutto le normative che prese il GDPR, cioè il Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati, quindi tutti i dati personali, dobbiamo adottare tutte le misure tecniche e organizzative per tutelare questi dati personali. Dobbiamo farlo anche sui dati cartacei, ma trattando di dati digitali dobbiamo approntare le misure idonee e più adatte per questa tipologia di comunicazione.
L'altro aspetto importante e che dobbiamo comunque valutare è la tutela dei dati aziendali. Le comunicazioni digitali, quindi che vengono tramite email, tramite internet, siti internet, tramite Zoom, tramite altri aspetti, sono un po' più volatili, quindi dobbiamo essere più attenti a tutelare i nostri marchi, i nostri brevetti, le procedure e i contratti che scambiamo in internet. Quindi diciamo, non significa che non dobbiamo farlo, dobbiamo avere essere titubanti, ma dobbiamo approntare delle misure specifiche a protezione proprio per quella tipologia di comunicazione. Altro aspetto che però spesso è più trascurato è la modalità di conservazione dei documenti informatici. Sappiate che non basta, adesso dico semplicemente, non basta prendere un contratto stipulato informatico e scansionarlo e salvarselo in PDF, per capirci. Non è sufficiente. Non è sufficiente nemmeno scaricare una, così, fare uno scarico di una posta elettronica certificata e conservarla così. Ci sono delle specifiche che mi garantiscono che quel documento informatico sia conservato come si deve e possa essere un domani utilizzato eventualmente come prova in caso sorgano controversie. Quindi questi sono aspetti molto importanti che costituire una remora, ma devono far sì che io cambi mentalità e che sfrutti queste opportunità. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo insomma sia stato anche utile per voi e passo con piacere la parola a Pier Alberto Guidotti e interrompo la mia presentazione. Perfetto, grazie William. Andiamo velocemente con l'ultimo intervento, visto che siamo un pochino in ritardo. Il mio titolo del mio intervento, come vedete, è la condivisione digitale dei dati per favorire il coinvolgimento. Allora, fino adesso i miei colleghi hanno parlato della comunicazione verso l'esterno nelle varie forme. L'ultimo intervento di William è anche quella, diciamo, legale. Ora invece parliamo di comunicazione, anzi di condivisione digitale verso l'interno per favorire il coinvolgimento delle risorse interne, perché anche questo è un aspetto importante, visto che i nostri stakeholder non sono solo clienti e fornitori o utenti o consumatori, ma abbiamo anche chi lavora con noi. E partiamo da un concetto da una parte abbiamo l'informazione, quindi i documenti, la registrazione, i dati che acquisiamo anche in grande quantità, ma dall'altra parte abbiamo la necessità di trarre della conoscenza da queste informazioni e anche di condividerla. Quindi il mio intervento servirà proprio a farvi riflettere, dando anche qualche spunto pratico su qualcosa che potete applicare in azienda o comunque sul quale appunto potete riflettere, come nello costume negli usi di ICIM, proprio su questo concetto di condivisione della conoscenza, perché non sono i dati a fare la differenza, ma la loro interpretazione. Allora, la trasformazione digitale ci offre delle opportunità. Non sto qui a ripeterle perché le conosciamo tutti molto bene. Abbiamo più dati, abbiamo più realtà in tempo reale, abbiamo maggiore capacità di elaborazione, ma abbiamo anche tanta possibilità di condivisione. Abbiamo visto prima, abbiamo YouTube, abbiamo la possibilità di condividere video, ma abbiamo anche necessità e possibilità di condividere all'interno. Perché devo condividere la conoscenza? Ci sono quattro buone ragioni. Coinvolgere i colleghi, coinvolgere chi lavora con noi, rendere consapevoli, stimolare idee, questo è un aspetto fondamentale, e anche tutto questo ci serve poi per migliorare la nostra azienda, per migliorare i processi. Quindi una digitalizzazione dei processi è inutile se non ha come obiettivo il miglioramento, quindi migliorare l'efficienza. Non è così scontato. Allora, le tre domande che ci dobbiamo fare sono: cosa condividiamo, in che modo, con chi condividiamo? Un po' l'ho già anticipato, ma la platea dei collaboratori è vasta, no? Quindi dobbiamo un attimo capire a chi andiamo a dare le informazioni e anche quello che ci aspettiamo in cambio. Allora, sulla prima vi faccio un po' di provocazioni. Questi sono grafici, tabelle, grafici di vario tipo che girano nelle aziende, adesso non proprio così, ma cose simili, reportistica varia ed assortita con tabelle e grafici spesso incomprensibili. Poi si può anche avere di peggio, visto anche di peggio, cose come questa. Ecco, questo non aiuta la condivisione perché se la gente
non legge più su internet, le persone in azienda fanno fatica ugualmente a leggere e a interpretare cose come queste. Allora noi dobbiamo dare alle persone cose invece come questa qui, dei cruscotti molto semplici, pochi grafici, immediatamente leggibili, qui vediamo il fatturato, l'ordinato, lo vediamo per mese, qualcosa di molto immediato e molto diretto, che sia diciamo anche bello magari, che colpisca le persone con le quali stiamo condividendo. Ecco, non è scontato arrivare a questi cruscotti, ci sono delle regole che vanno rispettate, perché i cruscotti non si fanno da soli. Bisogna prima di tutto analizzare il patrimonio informativo che abbiamo a disposizione, eliminare dei Word Excel se ho dei dati importanti, ma strutturarli, avere degli applicativi integrati e poi fare la sintesi dei dati in KPI, Key Performance Indicators, quindi in indicatori. Anche questa non è una cosa assolutamente scontata, si potrebbe aprire un lungo discorso, però ormai tutti sanno che i KPI ci vogliono, credo che tutti l'abbiano capito, ma non tutti hanno capito come devono essere ricavati, proprio perché non sanno, non capiscono che bisogna partire prima dall'analisi del patrimonio informativo. E quello che ci interessa oggi è che questi KPI vanno poi divulgati regolarmente. Quindi i risultati devono essere regolarmente inviati, divulgati in vari modi. Il primo è a destra, ma poi vedremo che ce ne sono anche altri, perché poi ci aiutano a prendere decisioni e ad agire, quindi arrivare a quel miglioramento di cui parlavamo prima. Cosa condividiamo, in che modo? Quindi dove lo condividiamo? Sulle home page degli applicativi. Appena apro il computer, per esempio, il mio applicativo potrei avere immediatamente le dashboard. Posso mandare mail automatiche che ogni mese mi danno la situazione. Oppure posso anche porre dei dispositivi di adeguata dimensione, perché no touch, in aree strategiche dell'azienda, nei reparti, anche l'ufficio acquisti o l'ufficio che fa assistenza, può vedere informazioni diciamo immediate su questi dispositivi. Alcune aziende, purtroppo non troppe, non tante, hanno dei momenti ogni settimana in cui di fronte a spesso a una lavagna con dei fogli stampati vanno ad analizzare l'andamento della settimana precedente. Che tutto questo in digitale si può fare sicuramente meglio, sicuramente più in tempo reale, sicuramente anche in modo più emozionale, perché chiaramente ciò che si muove, lo dicevamo prima per i video, diceva il collega, si colpisce più direttamente che non un pezzo di carta o un grafico stampato che dà più l'idea di staticità. Con chi condividiamo? Io qui ho messo due linee, sono i due estremi. Abbiamo da una parte i manager e dalla parte gli operativi. Perché i KPI non devono essere diretti solamente ai manager? Sarebbe sbagliato pensare questo, ma devono andare anche agli operativi. Perché i manager sicuramente, con pochi KPI significativi e rappresentativi delle performance, possono capire e prendere decisioni, ma gli operativi possono non essere controllati, perché questo è sbagliato, ma essere stimolati e orientati. Qui parlo di condivisione, perché è necessario che gli indicatori siano condivisi. E lo vedremo dopo. Quindi da parte dei manager prendono decisioni tempestive adeguate, mentre gli operativi possono darci delle idee per migliorare i processi, perché sono loro che li portano avanti. Alcuni consigli, sempre in ottica ICIM. Gli applicativi di business intelligence così diffusi vanno bene, ma non se ne deve abusare, e devono essere semplici e flessibili, altrimenti li usano in pochi e quello che esce lo usa altrettanto in pochi. I KPI devono essere pochi, significativi e condivisi, e con target anch'essi definiti e condivisi, perché altrimenti, se le persone non capiscono perché vengono in qualche modo misurate e non condividono la misura, questa è totalmente inefficace, non serve a nulla. E poi soprattutto un ultimo piccolo consiglio, fare in modo che questi indicatori siano motivanti. Ore settimanali non lavorate, qualcosa che deprime, tempo di attività della linea motiva invece al miglioramento. Quindi infine, cosa dobbiamo chiedere al nostro dipartimento ICT, a chi digitalizza in azienda? Quali sono le domande che voi dovete fare? Dovete chiedere sistemi aperti e integrati, perché i dati devono confluire e fluire. Bisogna avere applicativi sostenibili per creare e condividere i cruscotti, non applicativi complessi, perché i cruscotti vanno realizzati e mostrati.
avere dispositivi adeguati per visualizzare questi cruscotti e magari avere anche degli strumenti che aiutino a divulgare l'informazione utilizzando lo strumento che tutti appunto usiamo, che è la mail, quindi poche informazioni ben circostanziate che arrivano in modo proattivo direttamente al nostro domicilio per essere appunto analizzate, senza ovviamente esagerare. Ecco, io sono andato molto veloce e me ne scuso, ma non vogliamo farvi fare tardi, ormai appunto può capitare, siamo andati un po' lunghi. Io vi ringrazio per l'attenzione. A questo punto, se ci sono delle domande, potete scriverle in chat. Quindi chiedo a Michele di rientrare, siamo come sì. Dicevo un po' lunghi, quindi magari se non ci sono domande possiamo anche... Ce n'è solo una che riguarda le agenzie di comunicazione di Ruggero, vado rapidamente. Spesso il target che si chiede all'azienda di identificare non è chiaramente noto e non è conosciuto dalle società di marketing. Per cui le strategie di marketing rischiano di essere sviluppate bene, ma non conoscendo bene i target e le sue necessità si sprecano soldi e non si raggiunge il risultato. La domanda è: quali sono gli strumenti con i quali le agenzie di comunicazione di marketing studiano il reale target da raggiungere? Io chiederei a Elena eventualmente, visto che certo. Si parla di agenzie di comunicazione, ecco, di dare una sua breve risposta, se può. Certo, sì, molto, molto volentieri, molto interessante la domanda di Ruggero, assolutamente ragione. Quando ci troviamo a fare piani marketing, molto spesso le aziende non alla domanda specifica su qual è il loro target, non hanno una indicazione chiara e strutturata, nel senso che sanno qual è il loro cliente ideale e quindi da lì si parte. Quindi qual è il cliente più redditizio, qual è il cliente che gli dà maggiori soddisfazioni e che acquista con più frequenza. Quindi si parte da quell'identificativo lì, dopodiché si va a ragionare appunto sul posizionamento che l'azienda vuole avere e il target che viene di conseguenza, e poi si utilizzano tutta una serie di strumenti come ad esempio le ricerche di mercato, piuttosto che le ricerche online, piuttosto che l'analisi del target dei competitor. Quindi si fa un incrocio sostanzialmente di tanti strumenti anche a seconda del tipo di settore nel quale l'azienda opera. Noi aggiungiamo anche un'analisi appunto di neuromarketing, perché come dicevo prima le leve emotive sono assolutamente fondamentali, quindi non c'è solo un'identificazione per dati statistici piuttosto che di generazione, di età o quello che è sul target, ma anche su come il target reagisce emotivamente a quel tipo di prodotto o a quel tipo di brand. In questo modo si mettono insieme tutta una serie di dati, appunto sia razionali, quindi tutta una serie di informazioni numeriche, e quantitative e qualitative, ma anche da un punto di vista emotivo. A quel punto si chiama buyer persona. In gergo si ha una descrizione veramente molto dettagliata della buyer persona, e andare a costruire marketing e comunicazione su quel target specifico diventa molto più semplice. Benissimo, grazie mille Elena anche per questa tua spiegazione, questa chiarissima indicazione che ci dai. A questo punto, per la chiusura, passo la parola al nostro presidente, ingegnere Gianmarco Biagi. Bene, no, la chiusura come sempre molto semplice, voglio ringraziare tutti voi, i relatori, faccio solo un commento a chiusa che è quello del, anche oggi abbiamo parlato come sempre nel nostro stile, in modo operativo, dando tra l'altro le slide le troverete sul sito, quindi esempi concreti, verticali, chiari, molto netti, molto Aichi style, quindi che si collegano, ripeto, a quello che avevamo visto nel mondo della digitalizzazione, nell'ultimo sabato ICIM, dove abbiamo parlato di realtà virtuale, realtà aumentata, industria 4.0, IoT, cioè quindi tutti elementi più affascinanti da un certo punto di vista, ma legati a certi processi. Oggi invece abbiamo visto altri temi che si innestano sempre nella strategia che un'azienda deve assolutamente ragionare nel breve, quindi abbiamo parlato di KPI anche oggi, di plan di marketing, di comunicazione, di digitalizzazione, però su alcuni ambiti operativi ma fondamentali nella vita di un'azienda, perché senza questi ragionamenti l'azienda non decolla, non va, e poi non si dica che c'è la crisi, che esiste per l'amor di Dio, ma io dico mettiamo almeno le cose apposta a casa nostra, no? Poi dopo purtroppo quello che c'è e lo affronteremo in maniera più decisa. Gli argomenti di oggi li ringrazio di nuovo i relatori e Michele e Pier Alberto
molto operativi, molto concreti nel nostro percorso. Ci rivediamo a pochissimo, i sabati ACI continuano anche per il periodo estivo. Ringrazio tutti i partecipanti e grazie mille e a presto. Grazie a tutti. Buona serata. Bravi, arrivederci.